Sapete qual è la squadra nazionale che ha la striscia vincente più lunga in Europa? 11 vittorie consecutive. 3, 2, 1. Beh, insomma, era nel titolo effettivamente. La Scozia. E sapete che McTominay ha giocato appena 7 minuti in campionato con lo United, ma ha segnato 6 gol nelle qualificazioni europee. Un centrocampista. Come lui, solo Højlund, ex Atalanta, e Lukaku. La narrativa intorno alla Scozia ha qualcosa di epico. L'architetto è Steve Clark, scozzese, vice di Gullit a Newcastle, ma soprattutto di Mourinho al Chelsea nel periodo rivoluzionario da 6 titoli in 3 anni. Il punto è che c'è sempre una differenza: sei un buon vice, ma sei in grado di fare bene quando hai tutta la responsabilità e la gestione addosso? Kelly into Europe. Steve Clark ha portato il Kilmarnock ad una storica qualificazione europea dopo un'avventura così così al West Brom, ma in nazionale è diventato Harry Potter. La Scozia, squadra scarsina, diciamocelo, grazie a lui andrà agli europei. È uno stato, certo, ma ha un terzo degli abitanti di Istanbul. Eppure la prima partita tra nazionali fu giocata il 30 novembre del 1872 tra Inghilterra e Scozia. E oggi si incontrano per celebrare l'anniversario. Sì, se fate i conti, erano 150 anni lo scorso anno, ma c'era il mondiale, per cui la giocano ora. La loro sfida più epica, e la raccontiamo per chi non l'ha vissuta, si racchiude in 90 secondi a Euro 96. Siamo a un anno dall'uscita di Braveheart, che racconta la battaglia degli scozzesi contro gli inglesi. La Scozia ha un calcio di rigore, batte McAllister e lo sbaglia. Tragedia. Giro d'orologio, Gascoigne, che stava giocando maluccio, probabilmente sarebbe stato anche sostituito in caso di rigore subito, ma ecco, Gascoigne fa un pallonetto su un avversario e segna un gol magnifico per l'Inghilterra, sdraiandosi a terra. Beffa totale, niente Braveheart 2 in questa sfida che va chiaramente oltre il calcio. La Scozia è terra per romantici e, come tutti gli underdog, nutre una certa simpatia. Lo stadio del Celtic si chiama Paradise e 61.000 persone fanno venire i brividi quando cantano, come a Liverpool, You'll Never Walk Alone. La rivalità principale è con i Rangers, che qualche anno fa sono falliti e ripartiti dall'ultima serie, che là è la quarta serie, la serie D. Eppure in serie D c'era il tutto esaurito ad Ibrox. Se parli di Scozia e calcio non puoi non citare Sir Alex Ferguson. Scegliamo un momento non convenzionale. Ferguson ha appena vinto la Coppa Nazionale con l'Aberdeen, siamo pre-fasti con lo United, ma all'immediata intervista post partita, anziché gioire, si stizzisce per il brutto gioco dei suoi. Tra kilt, senza mutande, cornamuse e paesaggi selvatici, la Scozia conserva il fascino di un'identità unica. Ah, ho due aneddoti di quando ci sono andato. Faceva freddo, ma tutti giravano con lo smanicato, compreso l'italiano Manuel Pascali, allora capitano del Kilmarnock, che mi disse: quando stai qui è normale, ti ci abitui. Non ci ho mai creduto. E poi Camille Bell. Assistetti ad una finale di League Cup, Celtic contro Kilmarnock, Davide contro Golia, poteva finire 10-0, ma vinsero incredibilmente i Killies. Il loro portiere, Camille Bell, portiere con la pancetta, fece i miracoli e disse a Manuel, il capitano del Kilmarnock: questo è da Premier. Ebbene, andò a giocare in Inghilterra, ma gli imposero una dieta, niente più birre. Risultato? Era depresso e non parava. Aveva bisogno della sua dimensione, birre al pub e calcio scozzese. Infatti, tornato in patria, tornò ad essere efficace. Un calcio alle regole e alla convenzione, una vita da ribelli estremamente patriottici. Questa è la Scozia, che ha fatto 5 su 5 nelle qualificazioni europee. Nessuno meglio di loro. E allora prepariamoci al kilt in giro per le strade dell'europeo. Risparmieremo sulle mutande.